Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo parlando di AgriSocial, rete di innovazione che coinvolge cooperative sociali, imprese agroalimentari, associazioni ed enti di ricerca con l'obiettivo di valorizzare l'agricoltura sociale. Promosso da Confcooperative e LegaCoop Umbria, il progetto è finanziato con il PSR dell'Umbria. Il servizio di Nicola Torrini. Si producono dei beni agricoli, quindi possono essere ortaggi, olio, vino, qualsiasi cosa venga prodotto, con dei soggetti svantaggiati e anche dei servizi veri e propri, che sono di inserimento lavorativo, dei programmi terapeutici riabilitativi e di interventi di formazione ed educazione che avvengono in ambito agricolo. È questo quello che si intende con il concetto di agricoltura sociale, un'attività che in Umbria è già molto sviluppata e radicata, come dimostra anche l'ambizioso progetto AgriSocial Network, che promosso da Confcooperative e LegaCoop dell'Umbria, ruota proprio intorno a quest'ambito. Obiettivo dell'iniziativa ovviamente è quello di sostenere e far crescere ancor più il mondo dell'agricoltura sociale, fornendogli norme e regole ben precise. Sono interventi di prototipizzazione dei prodotti agricoli in ambito di agricoltura sociale e la prototipizzazione dei servizi sociali sociosanitari in ambito agricolo. Alla fine arriveremo anche ad un marchio AgriSocial Network e un disciplinare che garantirà la certificabilità sia dei prodotti agricoli ma anche dei servizi. Recentemente avviato, il progetto AgriSocial Network risulta attualmente tra i più rilevanti a livello nazionale. Coinvolge infatti ben 42 realtà tra cooperative sociali di tipo A e B, imprese agroalimentari, associazioni ed enti di ricerca ed è finanziato dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale attraverso la misura 16.1 per circa 580.000 euro. AgriSocial Network aggrega quali strumenti di supporto e di ricerca tre dipartimenti dell'Università di Perugia, l'Università di Pisa e l'Eurixe come enti di ricerca. È un gruppo operativo che dovrà dispiegare la propria attività in 2 anni, quindi concludere la progettualità entro il ottobre 2022. Crediamo che questa esperienza possa essere di grande interesse per puntare al conseguimento di un obiettivo. E l'obiettivo è quello di giungere ad una valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale. Dall'altra è anche l'occasione per richiamare l'attenzione su un adeguamento normativo che è necessario. E da ultimo mi preme anche dire che il settore dell'agricoltura sociale offre l'opportunità per la messa in campo di processi, percorsi riabilitativi, terapeutici, oltre che funzioni anche educative e formative che delineano uno scenario che anch'esso necessita di un riconoscimento ufficiale. Le donazioni di sangue sono in calo in Umbria, ma la vera emergenza per Avis regionale è quella di consentire le donazioni in sicurezza. Sentiamo Carla Damo. "2.570 donazioni in meno rispetto all'anno precedente. Così si chiude il 2020 in Umbria per quel che riguarda le donazioni di sangue e si alza forte il grido di Avis Umbria che ribadisce l'importanza di donare e di farlo in questo momento in sicurezza. Quest'anno abbiamo avuto una grossa perdita, quasi più del 15% sulla provincia di Terni, mentre nella provincia di Perugia il 5%. Considerando che in una situazione di pandemia la media di perdite a livello italiano è circa il 5%, diciamo che la vera perdita è sulla provincia di Terni. La situazione pandemica sicuramente ha influito su un calo repentino sia per le donazioni di sangue e di plasma, però il problema viene da lontano e noi chiediamo fortemente, anche attraverso alcuni incontri, all'assessore Coletto, alla Regione, delle idonee procedure
e iniziative per cercare di sensibilizzare tutta la popolazione, per invitare i donatori ad andare a donare il sangue e ovviamente per tenerli in sicurezza. Siamo in una grave carenza di sangue. I livelli scorte sono sempre ai minimi, quindi dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo dire a tutti i nostri donatori, a tutti coloro i quali vogliono andare a fare la donazione, di andare a fare la donazione. Il problema è che la pandemia ci ha posto, oltre al problema del lago, anche dell'accesso ai servizi sanitari. Superare la paura, e perché questo avvenga bisogna sapere di poter donare in sicurezza. E il primo consiglio, forte incoraggiamento di Avis Umbria, è quello di prenotare e di farlo con cadenza periodica. I protocolli stringenti sia dell'Istituto Superiore di Sanità e sia gli accordi fatti con l'assessorato regionale ha permesso anche la creazione di una piattaforma regionale per i donatori. Quindi in questo modo si è cercato di superare quegli assembramenti che potevano verificarsi per chi andava a donare senza prenotazione. Il momento è difficile, la carenza è evidente, ma Avis Umbria vuole lanciare un messaggio di speranza ai donatori e ai potenziali donatori, rivolgendosi soprattutto alle giovani generazioni. La donazione del sangue è la più alta donazione che si possa fare, quindi è un gesto di altruismo e di coraggio. Quindi chiediamo a tutti di invertire questa tendenza e avere coraggio e andiamo a fare la donazione. Coraggio, andiamo a fare la nostra donazione di sangue. Accelerare con le vaccinazioni degli anziani e sensibilizzare la popolazione rispetto all'importanza di questo gesto è l'appello dei sindacati umbri, dei pensionati, SPI-CGIL, FNP-CISL e WILP-UIL, come ci racconta Nicola Torrini. Sensibilizzare gli anziani e spiegare loro che i vaccini sono sicuri e necessari per proteggere se stessi e gli altri. Quindi invitare i cittadini a vaccinarsi e le istituzioni a organizzare una campagna vaccinale veramente in grado di rispondere ai bisogni della popolazione. Con questi obiettivi, i sindacati umbri dei pensionati, SPI-CGIL, FNP-CISL e WILP-UIL hanno lanciato una campagna informativa tra i propri iscritti e le persone della terza età. Un'iniziativa che ha preso il via con un evento online dal titolo Covid-19, sconfiggerlo si può. Sono tre le situazioni che dobbiamo affrontare per poter risolvere questo sistema pandemico che stiamo vivendo. La prima è la ricerca, una ricerca precisa e puntuale che possa, e l'abbiamo potuto vedere, che in pochissimo tempo è riuscita a creare più di un vaccino e abbiamo potuto constatare che funziona. La seconda è avere una sanità che funzioni e che funzioni bene. La terza è un'educazione che la gente dovrà acquisire, una educazione comportamentale, perché se la gente riesce a comportarsi in una certa maniera, sicuramente riusciremo a superare questo momento tragico. Chiediamo che vengano fatte al più presto le vaccinazioni a tutte le persone anziane. Abbiamo anche dato la disponibilità alla Regione nel chiederle un incontro rispetto a proprio alla campagna vaccinale per collaborare a questa campagna di vaccinazione per gli anziani. Ad oggi purtroppo risposte non abbiamo avute, ma noi continuiamo su questa strada. Le istituzioni devono capire che la vaccinazione è importante. Vaccinarsi sì, ma con quali vaccini? Se i vaccini sono risicati, pochissimi, gli ultraottantenni li abbiamo vaccinati e gli altri anziani quando li vaccineremo? Ma oggi la cosa pericolosa è che con le varianti i vaccini vanno estesi anche sulla popolazione più giovane. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a conoscere più da vicino la razza del Jack Russell Terrier, un cane definito vivace e coraggioso. Scopriamo di più nel servizio. Allegro, sportivo e forte, anche se di piccola taglia, oltre che instancabile giocherellone.
occuparsi di un cane di razza Jack Russell Terrier, così come in generale di un animale però, non è per niente un gioco e anzi occorre conoscere bisogni e temperamento. Da qui l'idea di Monpetit Village by Grifovet, pet shop a Ponte San Giovanni di Perugia ed Elera di Corciano, di dare voce direttamente a chi alleva quelli che diventeranno i nostri amici a quattro zampe. Il Jack Russell Terrier è un cane vivace e coraggioso, infatti il suo grande temperamento deriva proprio dal fatto che è un cacciatore in tana e per questo io consiglio sempre a chi prende questo cagnolino di portarlo molto fuori all'esterno e di farlo sfogare anche in giardino. Non è tendenzialmente un cane che si presta troppo a stare in salotto e, proprio per la sua energia e vitalità. È comunque molto bravo sia con gli altri cani e sia con i bimbi e con tutte le persone. Il manto può essere bianco e marrone, bianco e nero o tricolore, bianco, nero e marrone, ma a prevalere deve essere sempre il bianco. Il pelo poi può essere liscio, ruvido oppure broken, una via di mezzo tra i primi due. Il Jack Russell ha pelo ruvido, che è particolarmente espressivo e caratterizzato dai suoi baffetti e le sue zampettine gonfie. Viene strippato, cioè il suo pelo non può essere tagliato con le forbici, ma essendo un pelo duro deve essere appunto strappato con un coltellino. E questo viene fatto con cadenza di uno o due mesi, dipende appunto dalla crescita del pelo del soggetto. Se il proprietario porta il cagnolino in esposizione, questo verrà fatto più di frequente. E riguardo l'alimentazione? Io consiglio sempre alimenti secchi e al limite in alcuni casi umidi, però mai l'alimentazione domestica. Poi deve avere uno spazietto dove riposare e quindi sia all'interno una cuccia morbida o un riparo, quindi una cuccia di legno o in altri materiali per l'esterno. Il cagnolino non va lavato troppo di frequente, diciamo almeno non meno di una volta al mese e io consiglio di utilizzare lo shampoo a secco per particolari bisogni, per esempio si siede, si sporca un posteriore una zampina, si può utilizzare lo shampoo a secco e altrimenti va lavato e anche toilettato ogni uno o due mesi, dipende dalla crescita del pelo insomma e dal singolo soggetto. Bartoccini Gioiellerie. Dal 1964 la più grande e completa organizzazione orafa dell'Umbria. Centro diamanti e oro da investimento. Nelle gioiellerie Bartoccini trovi gemme certificate e gioielli dalla manifattura esclusiva, perché ideati dai nostri orafi e realizzati nel nostro laboratorio. Personalizza il tuo regalo e dona l'emozione di un gioiello unico dal valore senza tempo. Le gioiellerie Bartoccini sono inoltre specializzate nella vendita di orologi dei marchi più prestigiosi. Visita i punti vendita o l'e-commerce e scegli. Bartoccini Gioiellerie. Preziose emozioni. E innovazione per la tua salute. Incal Tiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incal Tiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa.
l'amore per la terra e la passione per i suoi frutti nasce il frantoio Berti. Da 4 generazioni l'azienda agricola Berti produce olio extravergine d'oliva attraverso il proprio frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato, potendo contare su una superficie complessiva di 30 ettari di terreno tra olivi secolari e nuovi impianti fra le verdi colline che circondano Perugia. L'olio del frantoio Berti è provvisto di certificazioni che ne attestano la sua qualità, sicurezza e trasparenza, facendone una vera e propria eccellenza agroalimentare, frutto del giusto equilibrio tra sapienza antica, innovazione tecnologica e legame con il territorio di origine. Lo si può acquistare recandosi direttamente in loco o comodamente da casa, attraverso lo shop online che commercializza anche ottimi vini. L'azienda agricola Berti organizza degustazioni ed è anche fattoria didattica. L'intento è quello di trasmettere alle giovani generazioni la cultura e la passione di un'attività tipicamente legata al territorio umbro, qual è l'olivicoltura. Per ulteriori informazioni e contatti si può visitare il sito www.frantoioberti.it. Desideri un ambiente caldo ed accogliente? Solo Pellet ha la soluzione giusta per te e la tua stufa. Con un'esperienza pluriennale nel settore delle energie rinnovabili, Solo Pellet è a Bastia Umbra ed Ellera di Corciano. Da noi trovi pellet da riscaldamento delle migliori qualità, un team di esperti in grado di consigliare il prodotto più adatto alle tue esigenze e un completo ed efficiente servizio di assistenza. Solo Pellet, riscaldiamo il tuo inverno. Ancora rubrica Focus Aziende, questa volta parliamo della concessionaria Satiri Auto, un'azienda che nasce da una grande passione per i motori, tramandata di padre in figlie e consolidata nel tempo. Alle spalle ha 55 anni di storia, fatta di tradizione familiare, radicamento sul territorio, attenzione al cliente, competenza e amore per i motori. E di fronte un futuro che permette di coniugare tutti questi punti di forza con le nuove frontiere. È la concessionaria Satiri Auto che si conferma al passo con i tempi e in grado di sfruttare le nuove tecnologie. Oltre alle nostre 6 sedi dislocate appunto a Perugia, Ponte Felcino, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio e la nuova arrivata città di Castello, oggi siamo vicini ai nostri clienti anche attraverso vendite trattative e preventivi completamente online. Siamo disponibili a far scoprire le nostre vetture anche attraverso video chat e videochiamate. I nostri consulenti potranno eseguire con i nostri clienti delle video chat complete dove sarà possibile visionare la macchina e anche vederla in moto. E quindi questo ci aiuterà ad essere insieme ai nostri clienti in completa sicurezza. Ma anche visitare i nostri showroom consente ai clienti di rimanere in sicurezza, perché disponiamo di tutti i dispositivi previsti appunto per rendere le nostre sedi e le nostre vetture completamente sicure. Quotidianamente infatti avviene l'igienizzazione delle vetture in esposizione, così come delle sedi, delle officine e delle auto dei clienti che sono all'interno per riparazioni. L'attenzione al cliente fa parte della filosofia di Satiri Auto, che lo accompagna in tutto il ciclo di vita della vettura, partendo dalla fase di scelta e di acquisto. Il cliente può trovare una consulenza a 360 gradi, sia i clienti privati che i nostri clienti business. Infatti noi possiamo offrire una consulenza anche per tutto quello che riguarda leasing, noleggi e consulenze al parco auto di tutta l'azienda. Grande attenzione poi è riservata al service e ai servizi di post vendita. In tutte le nostre sedi i nostri clienti potranno recarsi ed eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria della propria vettura ed acquistare ricambi originali certificati dalla nostra casa madre FCA e Ford.
Sono state consegnate agli studenti più meritevoli diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado di Todi le borse di studio intitolate all'ingegnere Franco Todini, di cui quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa. Sentiamo. The sky turns gray against the fiery display. Cerimonia virtuale, ma non per questo meno sentita, per la consegna della borsa di studio ingegnere Franco Todini, che dal 1986 ad oggi ha visto assegnare ben 363 borse di studio per un valore di oltre 500.000 di euro agli studenti più meritevoli diplomati nei diversi indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado di Todi. 8 i beneficiari del 33° bando che si sono diplomati nell'anno scolastico 2018-2019, a cui è stato erogato un contributo economico di 2.500 euro. Questo è un anno unico in questi 33, quindi da quando mio padre decise di istituire la fondazione, peraltro quest'anno sono invece 20 anni dalla sua scomparsa. Un anno unico perché è un anno in cui ci siamo abbracciati così poco, abbiamo imparato a vedere i sorrisi soltanto dagli occhi e soprattutto i ragazzi hanno imparato che DAD significa didattica a distanza, quindi significa apprendere, conoscere a distanza. La conoscenza è fondamentale, come ci ha ricordato anche il presidente Draghi proprio in questi giorni nell'ottenimento della sua fiducia, sottolineando l'importanza della didattica a distanza o ravvicinata, ma di usufruire della possibilità per tutti di poter conoscere e poter espandere e consolidare quello che si è appreso. Orgogliosi ed emozionati protagonisti di questo riconoscimento per il liceo Jacopone da Todi, Martina Sistoni Pepparoni, Francesco Befani, Elena Santoro e Amira Bacr. Per l'Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli Einaudi, Mattia Ranieri, Giuseppe D'Innocenzo, Edoardo Dominici e Giovanni Perri, che hanno ricevuto i complimenti, tra gli altri, del sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, e della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. È un segno di normalità. Oltre ad essere il premiare gli studenti più bravi di Todi, insomma in ogni indirizzo che delle scuole presenti, ecco, ci riporta un po' al desiderio di una normalità nelle scuole che in questo momento estremamente gli studenti sentono estremamente importante, insomma, quindi esserci secondo me in questo momento aiuta, credo possa aiutare un po' il clima generale dei nostri studenti. Torniamo a Perugia e per la rubrica Focus Aziende andiamo a conoscere Germini Abbigliamento con il suo vasto assortimento per donna, uomo e la casa. Fare shopping è una delle attività più amate dalle donne e sempre più anche dagli uomini. Tra le preferenze di acquisto svetta l'abbigliamento, che interessa persone di tutte le età, e a Perugia, in via Sette Valli 925, c'è chi sa proprio come vestire la donna, l'uomo e persino la casa. Parliamo di Germini Abbigliamento, un punto vendita storico nella frazione di Pila, da oltre 70 anni sinonimo di qualità e cortesia. Un'azienda di famiglia, oggi condotta dai figli Sabrina e Luciano e fondata dal padre Bruno, che ha intrapreso negli anni 60 un'attività ambulante per poi aprire alla fine degli anni 70 il negozio a Pila, uno dei primi, se non il primo, grande magazzino dell'Umbria. Ampliato ben due volte, ad oggi il punto vendita di Germini Abbigliamento è arrivato a coprire 2.000 metri quadrati di spazio espositivo. All'interno del nostro spazio espositivo abbiamo vari settori. Abbigliamento donna, che tratta sia la cerimonia che il casual, abbigliamento uomo con un servizio su misura di abiti e camicie, il reparto ginseria, il reparto camiceria, naturalmente con diversi e vari marchi. Poi abbiamo il settore biancheria per la casa, dove trattiamo cucina, bagno, camera e l'intimo. Bambino, uomo, donna. Abbiamo anche un reparto con articoli per il lavoro, dove effettuiamo anche delle piccole forniture, e il reparto abbigliamento sportivo, sempre uomo e donna. I prodotti made in Italy sono certamente un punto di forza di Germini Abbigliamento, così come l'ampia scelta di articoli con una vasta disponibilità di taglie forti in ogni reparto, che viene riassortito a cadenza settimanale.
Vi sono poi promozioni sempre nuove durante tutto l'anno e per chi ha qualche difficoltà a fare un salto in negozio non ci sono scuse, perché Germini Abbigliamento è anche e-commerce. I nostri prodotti si trovano anche nella vendita online nel nostro sito Germini Abbigliamento. Un altro punto di forza è il servizio che offriamo ai nostri clienti con i nostri collaboratori che hanno un'esperienza di oltre 30 anni e seguono il cliente dall'inizio alla fine dell'acquisto. Al centro ippico Le Lame Horses Sporting Club di Montefalco, con una gara nazionale di salto ostacoli, si è aperta la stagione sportiva della Federazione Italiana Sport Equestri dell'Umbria. Vediamo com'è andata con Nicola Torrini. Nell'ultimo weekend di febbraio si è aperta la stagione agonistica 2021 degli sport equestri umbri. Al centro ippico Le Lame Horses Sporting Club di Montefalco si è infatti tenuto il primo concorso nazionale di salto ostacoli in programma in Umbria quest'anno. Un sole quasi primaverile ha riscaldato i circa 350 atleti che hanno partecipato all'evento a 5 stelle, provenienti soprattutto dall'Italia centrale e settentrionale. Un inizio stagione che sono molto contento, i cavalli abbiamo proprio cominciato settimana scorsa, oserei dire che poi in questa cornice di questo centro ippico, con estrema gentilezza da parte di tutti, aiutati da questo incredibile clima anomalo poi a febbraio, e, che dire, ottimi percorsi, il direttore di campo fa il suo dovere, i cavalli saltano molto bene, per cui siamo molto contenti. Vinto il piccolo gran premio con Mascipei, che è una cavalla italiana di proprietà di Lisa Ravà, è una super cavalla che monta ormai da 3 anni, è veramente una buonissima cavalla, ha già vinto un gran premio quest'anno e sono veramente contento. I miei cavalli hanno saltato sempre bene, specialmente a inizio stagione, perché il campo è bello, il fondo è bello, è grande, puoi dare galoppo dopo un periodo di riposo. Sicuramente il clima è particolare, riusciamo comunque a fare dei percorsi, a portare fuori i nostri cavalli. Io penso che l'organizzazione ce la metta tutta, anche perché le limitazioni sono tante, quindi tanto di cappello a chi comunque continua in questo periodo a promuovere queste iniziative, a permetterci di uscire e di fare i concorsi ippici. Per le norme di contenimento della pandemia di Covid-19 le competizioni si sono infatti svolte a porte chiuse, quindi in assenza di pubblico. Tecnici, giudici e personale di supporto, cavalieri e amazzoni, escluso unicamente il momento della gara, hanno comunque dovuto rispettare l'obbligo di mascherina e distanziamento fisico all'interno della struttura. Precauzioni doverose, pur essendo l'equitazione in questo contesto uno degli sport più sicuri, poiché praticato rigorosamente in maniera individuale. Stiamo vivendo, cercando di vivere nel pieno della sicurezza, come si vede in questo concorso dove tutti indossano la mascherina, dove c'è a mio avviso un ottimo distanziamento, dove la famiglia Zampolini come sempre è sempre attenta alle esigenze soprattutto del momento. Chiudiamo con i motori e andiamo alla concessionaria Romeo Auto, che nella nuova base LD Automotive a Perugia propone tante soluzioni per il noleggio a lungo termine. Sentiamo. Che sia uno spazioso SUV o una comoda berlina, una pratica city car, un veicolo commerciale o una moto, il vantaggio è lo stesso. Costi fissi, quindi zero sorprese, servizio all inclusive, quindi zero stress. Sempre più persone stanno imparando ad apprezzare i vantaggi del noleggio a lungo termine di veicoli e il gruppo Romeo Auto, già leader nel mercato come base LD Automotive, ha deciso di investire ulteriormente in una sede esclusiva. Via Sette Valli 241 è diventato lo showroom del base ALD Automotive. Un luogo esclusivo dove il nostro cliente è coccolato e gestito per quanto riguarda la mobilità del noleggio a lungo termine, quindi da qui possiamo fornire sia consulenza commerciale,
ad aziende, professionisti piuttosto che privati, sia fare service, quindi il cliente lascia qui la macchina, fa tutte le manutenzioni, consegnare il veicolo e fare le perizie di rientro del veicolo. Il noleggio a lungo termine è una forma di mobilità alternativa all'acquisto o al leasing del veicolo. Il contratto prevede un unico canone mensile omnicomprensivo che include assicurazione RCA, casco completa, soccorso stradale, spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, bollo, cambio pneumatici e veicolo sostitutivo. Si va da un minimo di 25 a un massimo di 60 mesi di contratto e ne possono usufruire sia aziende che privati, scegliendo tra diversi marchi automobilistici con una configurazione personalizzata o in pronta consegna e a scelta tra nuovo o usato, in gergo Second Life. Second Life è tutta quella platea di vetture basso chilometrate che il noleggiatore decide di rinoleggiare, garantendo comunque tutti i servizi di un noleggio classico, per cui dalla classica assicurazione piuttosto che alle manutenzioni. Non cambia nulla, chiaramente ci sono dei canoni più competitivi rispetto al noleggio di un veicolo nuovo. L'assistenza è continua e garantita nel tempo, il che permette di avere un veicolo sempre efficiente. Il cliente con noi ha un unico referente che lo segue da quella che è la preventivazione, quindi alla formulazione di un'offerta personalizzata in base a quelle che sono le proprie esigenze di mobilità, fino ad andare alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, a potergli garantire un veicolo sostitutivo piuttosto che a gestire e a supportarlo in quella che è la fase di riconsegna del veicolo. E questo è il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Avinews è tutto, un buon proseguimento con i programmi della rete.